Ciao fragoline, allora, nuovo video. Dato che non ho il cavalletto perché mi si è rotto, lo dovrei comprare. Ho usato, diciamo, una borraccia per tenere sul telefono, per cui spero che non mi cade. L'inquadratura non è delle migliori, appunto perché non ho il cavalletto. Allora, come leggete dal titolo, questa volta vi faccio l'unboxing del vero, cioè proprio il vero unboxing della macchina di Cracco, che è praticamente il cugino del Bimby, in poche parole, che è uscito l'anno scorso. Ovviamente io sono sempre in ritardo a recensire e a fare le recensioni su questi prodotti nuovi che escono piano piano, ma d'altronde mi sono appena trasferita e ci ho tutto messo un po' in aria le cose per il momento perché non ho ancora i mobili. Per cui questo video lo vedete a gennaio, perché io sono ancora senza internet e lo sto praticamente registrando questo video a dicembre, il 16 dicembre, e voi lo vedete tra un mesetto. Perché senza internet, senza, diciamo, poi tra 2 settimane, ormai neanche una settimana è Natale, per cui non posso metterlo su adesso questo video. Comunque vi faccio vedere che cosa trovate dentro la scatola e in più ve lo faccio vedere anche acceso, così vedete un po'. Se mai vi faccio vedere anche come si utilizza, come si usa. Per cui in questo video, che non so quanto durerà, vi farò vedere nelle clip che poi registrerò come si usa, così lo proviamo insieme. Per cui adesso vi faccio vedere. Allora, la scatola è questa. Io l'ho pagata 3,49 perché era in promozione al Black Friday dell'anno scorso. Diciamo che adesso quest'anno lo trovate a meno, per cui meno di 200, massimo massimo 200 lo trovate. Detto questo, prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina così non vi perdete neanche un solo video. Lasciarmi un like se vi piacciono queste unboxing e poi ci sarà la recensione di come mi sono trovata. E seguitemi su Instagram se ancora non l'avete fatto. E per chi non l'ha capito, sono nella nuova casa, per quello che non ho il cavalletto nuovo. Piano piano ci arriverò anche su quello. Comunque, iniziamo. Sperando che non cade. Allora, da questa scatola, che è fatta così, questa scatola dentro c'è. Allora, vabbè, quanto l'ho pagata? Che l'ho messa io perché vi avevo fatto già un video dove vi ho fatto vedere che ho comprato questa, ma non vi ho fatto vedere veramente dentro che cosa trovate. Questa è praticamente una pentola per il vapore, per cui trovate questa pentola che è di plastica con dentro il coperchio trasparente. E tanto lo dovrò utilizzare, per cui questa è la pentola con i buchi che serve per la pentola a vapore ed è praticamente fatta così. In questa scatola trovate questa con il suo coperchio molto grande. Poi sì, qua è finito. Poi troviamo questi che sono le istruzioni e il certificato di garanzia che attesta ovviamente che è della Mester Pro di Carlo Cracco. Per cui certificato di garanzia ovviamente trovate dentro. Più le istruzioni che ovviamente non so come si usa, piano piano lo vedo e poi ve lo spiego anche voi. Trovate dentro questo. Poi
Allora, intanto troviamo il coperchio, questo qua, che ovviamente qua ci metti dentro gli ingredienti, questo qua piccolino, che è il buco, credo di incontrarlo, questo. Poi abbiamo gli accessori che sono questi, ovviamente devo anche capire a cosa servono perché è la prima volta che lo vedo insieme a voi. C'è questo, poi c'è questo accessorio che lo tagli, taglierai perché è praticamente fatto così, per cui credo che tagli la verdura, eccetera. Però lo scopriremo insieme. Poi abbiamo questo che sarà da montare nella macchinetta. Poi, perché li trovate attaccati qua. Poi c'è questo qua che mescola, questo di plastica, questo è quello che gira, fatto così. Poi c'è anche, che carino, quello che potete girare voi a mano, la spatola di plastica nera, molto carina, piccolina, bella. E per finire, adesso apriamo così, è la macchina quella grande. Adesso togliamo. Sembra più un vlog che un unboxing, ma dato che per me è un po' difficile adesso senza cavalletto, vi devo per forza mostrare le cose così. Allora, questa è la macchina, ve la faccio vedere, c'è un evento che si appiccica, fatta così con il touch, e dentro ovviamente c'è la sua, diciamo, altri attrezzi, pentole per, io le chiamo così. E ha sotto le ventose. Ovviamente io, mettendola qua sull'induzione, si appiccica. Comunque, adesso non so come si apre. C'era un modo, mi sembra. Vediamo se si stacca, se riesco a staccarlo. No, non riesco a staccarlo. Qua c'è il tappo. E devo, forse, ok, si gira, devo ancora capire, perché quando le cose sono nuove, sì, ok, prima si vedono e poi si fa il video, ma dato che volevo proprio aprirlo insieme a voi, allora c'è dentro questo e le lame, queste qua che tagliano, credo che si gira pure questo, ah no, questo si alza. Questo è quello che tu puoi mettere gli ingredienti, la pasta, tutte le altre cose. E lo attacchi, qua. È bello grande. Adesso proviamo ad accenderlo e vi faccio vedere i programmi che ci sono, ovviamente da vicino. E poi nella clip che poi dopo vedete, lo usiamo insieme per la prima volta. Così vediamo un po' come funziona. Dato che non ho gli ingredienti e devo scegliere che cosa preparare, ovviamente poi la sera vado a prendere gli ingredienti che non ho a casa e proviamo per la prima volta a cucinare. Vediamo. Allora, lo attacco alla presa e vi faccio vedere. Allora, ho messo sotto questo perché sennò mi si attacca nel piano e poi non riesco più a staccarlo perché faccio un po' di fatica. Lo attacchiamo alla presa. Allora, dovrebbe esserci un pulsantino.
se non mi sbaglio. Allora, ho trovato il pulsantino sotto qua, dove voi lo accendete. Adesso si accende. Scusate per la luce, ma il tempo è un po' bruttino. Comunque si accende. Poi se volete farmi qualche domanda, ovviamente fatemelo sotto nel video che risponderò a tutti. E se volete sapere qualcosa, poi in un altro video o nella recensione vi farò vedere come si usa. Allora, questo è il touch, dove ci sono ricette, modalità manuale, programmi automatici e download di nuove ricette che puoi scaricare gratis per adesso. Qua possiamo fare ricette, per cui tocchiamo con ricette, e qua ci sono tutte le ricette che ovviamente ti puoi fare, per cui alette di pollo, di pollo forno con miele e limone, forno miele salsa di soia. Ti dice ovviamente quanto ci vuole per preparare, quanti minuti e per quante persone. Questi sono gli ingredienti che ovviamente devi avere. Tu quando fai play ti dice riscaldare il forno a 250, posizionare una griglia sopra la teglia del forno, installare il contenitore, accessori, lame, tritato. E poi vabbè, poi vai avanti, ci sono i 1, 2, 3, vai avanti con le frecce e ti dice come prepararlo. Poi andiamo avanti così, arachidi tostati al miele, avocado ripieni, baccalà con i pomodorini, scusate se si vede un po' male, forse così si vede meglio. E poi ci sono tutte besciamella al formaggio, bietole saltate, bignè al cioccolato, biscotti al burro, biscotta gigante, cioè tutti quello che volete, dalla A alla Z, impasto pancake, impasto per la pizza, praticamente dalla A alla Z abbiamo praticamente tutto. Uova con spuma di formaggio, qua ti dice tutti i minuti, eccetera. Invece se vai indietro hai la modalità manuale, per cui puoi comandare te, inserire i minuti e secondi, quanto deve metterci, i gradi, e poi questo qua non mi ricordo che cos'è, perché non l'ho ovviamente utilizzato. Poi c'è il programma automatici, che c'è impasta, vapore, cucina a fuoco lento, bollire, pesa, turbo, trita e frulla. E poi c'è, vediamo se va avanti, no, poi ci sono questi qua, solo questi. E poi le ricette, però ovviamente non ho la connessione di internet, perché le devo mettere, per cui calcolate che non ve le posso far vedere, ma poi puoi scaricare le ricette. Mi sembra che sono 100 ricette gratis che puoi scaricare. E poi giustamente qua sto, puoi anche muoverlo e puoi schiacciare, ad esempio questo, puoi schiacciare anche con questo senza usare il touch. Praticamente fa di tutto, fa anche la bilancia, ad esempio questa è bilancia, solo che non so, ad esempio metti qua la mano e ti pesa, per cui non c'è bisogno neanche che compro la bilancia, in poche parole. E niente, e poi abbiamo impasti, le bevande, che puoi fare anche le bevande, poi verdure di funghi, pesce, la carne, praticamente puoi fare di tutto. Qua puoi ovviamente mettere la wifi, che io non ce l'ho, collegarla, e la lingua, vabbè, la puoi scegliere, ovviamente italiano, e basta. Queste sono tutte le cose che puoi fare con questa macchinetta qua, che
diciamo che è molto comoda, molto bella e poi secondo me è utile per fare tutto. Adesso ovviamente vi farò vedere la ricetta, sceglieremo la ricetta e vi farò vedere pentola a vapore, tutti gli accessori che ci sono. Ovviamente devo ancora capire come si usano. E niente, se per caso avete questa macchinetta e sapete già utilizzarla, fatemelo sapere qua sotto, così almeno se non so, almeno così so come utilizzarlo, tantomeno sì, guardo le istruzioni, eccetera. Credo che è facile da utilizzare, però se qualcuno l'ha già utilizzata, la sa già usare, scrivetemelo qui sotto o anche in privato, che così almeno mi porto anch'io avanti. Comunque, voi adesso io registrerò la clip di come si usa, ma voi la vedete già subito. Io ovviamente lo farò il giorno dopo per registrare e capire che cosa posso cucinare. Perché ovviamente prima di cucinare queste cose, ad esempio, allora io vorrei fare, vediamo, una cosa semplice, così, allora facciamo cannelloni ad esempio. Io voglio fare i cannelloni agli spinaci e formaggio. Ovviamente devo memorizzare tutti questi ingredienti, andare al supermercato a comprarli, perché per adesso non ce l'ho in casa, per cui devo prendere i cannelloni, salsa besciamella, formaggio di semi stagionato, acqua e spinaci e basta. E poi quando ho tutti questi ingredienti, piano piano faccio, diciamo, la preparazione. Questa è per 4 persone, ci metto 20 minuti, sia del tempo che di cottura. Ovviamente c'è scritto, potete anche vederlo qua, oppure questo non so che cos'è, e questo è quello che ti serve, ti dice quello che ti serve. Ad esempio l'accessorio mescolatore, che adesso abbiamo capito cos'è, il cesto a vapore piano e il cesto a vapore fondo, praticamente questo. Credo che è facile da vedere tutte queste cose qua. Comunque niente, adesso vi metto la clip vi faccio vedere quello che cuciniamo per la prima volta, perché come vedete è nuovo. Per cui per la prima volta cuciniamo insieme e vi mostro in questo video anche come si fa. Se dura tanto, scusate, ma almeno lo metto insieme e non faccio un altro video, perché poi ci sarà la recensione più in là, dopo che l'ho provato da sola, eccetera. E vi dirò se mi trovo bene, se è ottimo, se è utile, tutte le altre cose. Va bene, detto questo, vi lascio alla ricetta e a come si utilizza. Per cui noi ci vediamo dopo. Facciamo la pasta e patate, che praticamente è l'unica ricetta che abbiamo ingredienti. Ovviamente i ingredienti sono questi che vedete qua, sono questi qua. Se voi schiacciate questo, vi dice l'accessorio che dovete utilizzare, cioè questo qua che è il miscelatore. Allora, si vede? Ok, più o meno. Poi andiamo qua, facciamo play e c'è scritto montare l'accessorio. Entro la macchinetta. Ok. Poi avanti con la freccia. C'è scritto tagliare a cubetti 100 grammi di patate. Allora, dato che c'è la bilancia, per fare 0 fare questo, schiacciate questo e va a 0. Così poi quando mettete cubetti di patate vi dice quanto è, così almeno potete arrivare. Intanto tagliamo le patate e le mettiamo dentro. Ok, dopo aver tagliato le patate a cubetti, ovviamente c'è la bilancia qua,
Solo che ovviamente calcola mezza patata perché 100 grammi, noi abbiamo preso la patata quella grossa, siamo a 140. Però chi se ne frega, tanto siamo in due, per cui anche se è 1 grammo in più di patate, non è che succede qualcosa. Per cui patata. Si va avanti. Poi c'è scritto di mettere l'olio, olio evo. Metti l'olio che vuoi. Tanto che cavolo cambia. Non cambia niente l'olio. Questo Sì. E 125.15, 5. 20, no, 10, 15, 5 grammi, che poi sono ml, giusto, giusto, secondo me. Mettine un po', un Che goccetto. è giunto. Ok, abbiamo messo anche l'olio. Un goccio, calcolate sempre con la bilancia, poi con la freccia andate avanti e vi dice di mettere il sale e il pepe quanto basta. Qua c'è scritto 5 grammi sale, sì, sale 5 grammi. Vabbè, basta fare così, scusa. Aspetta, vediamo se riesco. Ecco, lo sapevo. Vabbè. Lei te l'ha dato. Sì. Perché segna meno 5? Non l'hai te l'ha dato. Beh, fai così. Vabbè, E adesso sei intanto 10 grammi. Basta. giusto, 5 grammi di sale. Che lo metto. Ricordati di calare sempre. Ovviamente. Per cui il pepe che è lì. Mettiamo il pepe quanto basta. Vediamo se riesco a okay, fare così perché sennò non si vede niente. Pepe appiazzimento. Ok. Adesso vediamo, scusate, ok, facciamo avanti. Azionare per insaporire le patate. Mettiamo il coperchio. È chiuso bene, non è chiuso bene. È chiuso bene, ok. Poi c'è scritto 120, 3 minuti. Voi non toccate niente, fate solo play e le fa da solo. Ovviamente adesso aspettiamo 3 minuti perché qua non dovete toccare niente, va da solo automatico e basta solo fare appunto play, aspettare i minuti che dice qua, i gradi sono quelli e questo qua è un tutto giro. Se vedete. Allora, al buio non le migliori perché devo avere la luce. Devo prendere la luce che ho di là che è più potente. Perché sennò non vedete niente così. Però vabbè, per adesso per la prima volta lo faccio così. Poi, infatti, se vedete, fa così. Perché si sta praticamente cucinando. Aspettiamo. Quando finisce e poi andiamo avanti perché adesso c'è da mettere la pasta, noi siamo al 6.
perché sennò si sente la televisione. Ok, finito. Unire quindi. Andiamo avanti. 200 di pasta mista. Facciamo tar. Metti una a caso. Noi mettiamo quella che vogliamo. Ma per quante persone è questa? Boh. Mettine di meno. 200 son 100 testa. Sì, ma c'è il condimento. 150. Fammi vedere. Ok. Quanto fumo. Anche se non si vede niente, vabbè. Mettiamo la pasta. Sì, perché 200 secondo me è troppo. Oggi secondo me. Per cui noi mettiamo 155. Poi ci serve l'acqua, che è 500. Allora schiacciamo sempre questo, così almeno fai. Adesso non so più o meno quanto ci vuole. Cioè, due, 300, 430, ne manca ancora. Tanto vi faccio vedere qua l'acqua. $5.30, vabbè. Acqua messa. Andiamo avanti. Portare a cottura azionando, per cui coperchio. Mettiamo avanti. Allora, 12 minuti, qua c'è scritto play, aziono fare play. Ci vediamo tra 12 minuti. Sapevo, ovviamente brucia come comunque. Bii! Se brucia scotta, esce il vapore. E vabbè, comunque ovviamente la salsina adesso in piatto e ve la faccio vedere. Voilà. Allora, dal video non si vede bene perché le luci fanno un po'. Comunque ho fatto anche la cremina, così non è asciutta, e ovviamente l'ho assaggiata, perché se il sale è poco lo potete mettere, ritornare indietro, metterle. Anche la cottura era al dente, noi poi siamo ritornati indietro
dove ovviamente schiacci per la cottura. Lo fai tu, segni quanta cottura vuoi ancora e poi giustamente te la cuoci. Questo è il piatto, questo ovviamente era semplice, ma ci sono altre ricette secondo me più belle che piano piano farò anche negli altri video. Io direi che è venuta anche buona, perché l'ho assaggiata. Niente, questo è il risultato.